mi conoscete come giurista, come grande amatore della Bibbia, che uno dei miei piaceri più grandi è dare queste lezioni sulla Bibbia qui a Rimini. Alcuni di voi avete letto anche cose che ho scritto, tipo Europa Cristiana, però c'è altro modo di parlare. E quell'altro modo di parlare è parlare con l'immagine. Non sono un fotografo professionale, ma sono un fotografo passionale. E quando visitate questa mostra vedete che è molto consistente con la persona che conoscete, i miei scritti, le mie lezioni sulla Bibbia, i miei incontri nell'altra occasione qui al favoloso meeting di Rimini. Quello che mi interessa è il nocciolo della condizione umana. E pensare sul nocciolo della condizione umana si arriva a quell'affermazione in Genesi che noi siamo creati da Dio, siamo creati da Dio nel suo immagine. Il nocciolo irriducibile di qualsiasi essere umano è la dignità che viene dal fatto che siamo creati da Dio nell'immagine di Dio. E nella mia fotografia, già anni che cerco di catturare attraverso l'obiettivo dell'apparecchio fotografico quel momento di dignità che al di là della parola, al di là del sorriso, al di là del sguardo, veramente si penetra quella essenzialità della condizione umana. È molto interessante perché da una parte nella dignità siamo tutti uguali. Il re e il suo servo. Siamo uguali nella dignità di persone create nell'immagine del Dio. E allo stesso tempo siamo tutti unici. Abbiamo tutti la nostra unicità che è la nostra unicità che dà l'identità specifica di ogni persona. In questa mostra vedete il mio tentativo di catturare questo essenziale della condizione umana, la eguaglianza e la differenza del momento della dignità. C'è un altro elemento che è andato a vedere. Per me il spazio parla, i luoghi parlano. E avrete una serie di fotografi, non di posti bellissimi, di panorama che si fa National Geographic, ma in ogni foto del luogo dovete pensare, dovete chiedere a se stessi cosa sta cercando non il fotografo ma questo luogo a dirci, e sempre a dirci sulla condizione umana. Ecco, non è una mostra di un fotografo professionale ma di un fotografo che ha qualcosa a dire tramite sua fotografia.